Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Harry e Meghan Markle, da tempo residenti in California, hanno affrontato un incidente notturno con il figlio Archie dopo il loro trasferimento. Secondo il giornalista Omid Scobie, molto vicino alla coppia, dopo aver deciso di crescere i figli senza aiuto, hanno dovuto ricorrere a una tata a causa degli impegni insostenibili. La tata, secondo quanto riportato da Scobie nel suo libro, è stata responsabile dell'incidente notturno che ha coinvolto il piccolo Archie durante il sonno. Sebbene non siano stati forniti dettagli sull'accaduto, è emerso che Harry e Meghan hanno vissuto momenti difficili a seguito di questo episodio. I duchi di Sussex hanno ammesso di non riuscire a dormire sapendo che i loro bambini erano sotto la custodia di altre persone. Solo assumendo una tata altamente qualificata hanno risolto la questione e potuto riprendere la tranquillità. Il trasferimento in California ha portato alla luce alcuni dettagli della vita privata di Harry e Meghan, che hanno scelto di affrontare da soli la crescita dei figli, ma che hanno dovuto fare i conti con la realtà degli impegni e delle responsabilità. La vicenda dell'incidente notturno di Archie ha evidenziato le difficoltà che la coppia ha affrontato nel trovare un equilibrio tra la vita familiare